quando l'arte diventa strumento di inclusione. Ha avuto un grande successo la prima edizione di Colorarte, una mostra di opere d'arte ospitata dal Palazzo di Fraternita, tra cui anche oggetti di riuso e riciclo, tornati a nuova vita grazie appunto all'arte. Una serie di oggetti che sono qui in mostra sono state ottenute dal lavoro e dall'impegno e dal divertimento anche dei nostri associati nel nostro laboratorio creativo Amico Lab, che trasforma oggetti altrimenti destinati al macero e li rende oggetti artistici per dargli nuova vita e nuova valenza. A realizzarli ragazzi con disabilità all'interno di un laboratorio artistico che adesso cerca casa. Questo laboratorio quanti ragazzi coinvolge? Ha coinvolto circa dai 6, 7, a tratti anche 8 ragazzi che si sono alternati per dare vita e riuso quindi a degli oggetti diciamo, abbandonati in qualche cantina che qualche amica ci ha chiesto appunto di ridargli nuova vita, perché abbandonati o nella taverna o dimenticati in qualche soffitta. Ecco. Ricreare una sedia, una lampada. Li ha fatti sentire importanti, soprattutto poi quando hanno visto dove abbiamo fatto la mostra, il luogo, l'importanza. Questi oggetti sono oggetti di riciclo che hanno anche una storia particolare. Lei mi diceva alcuni provengono da passeggiate in riva al fiume, altri sono storie di famiglia. Sì, alcuni. Per esempio c'è un bellissimo ramo da centro tavola che abbiamo raccolto lungo una passeggiata sulla Chiana, la sua base viene da un'altra passeggiata in un bagnasciuga di Castiglione della Pescaia, c'è una sedia del 1968 della nonna Angiolina a cui abbiamo ridato vita, delle sedie di una taverna, quindi sono oggetti di molti anni fa che sono ritornati in vita, a nuova vita, sì. Questo laboratorio come andrà avanti, con quale cadenza e quale sarà, insomma, come guardate al futuro? Lo guardiamo sicuramente in maniera positiva, soprattutto dalla parte dei ragazzi che hanno un entusiasmo incredibile, non vedono l'ora di poter continuare. L'idea è di, questo è stato una specie di test, ci siamo resi conto che gli oggetti sono piaciuti molto, alcuni sono già stati ceduti, alcuni purtroppo, dico purtroppo perché siamo affezionati, ci siamo affezionati agli oggetti, non ci sono più, qualche turista straniero se l'è voluto portare già via e quindi andremo avanti il prossimo anno. Siamo alla ricerca di locali dove poter stare, questo sì, perché purtroppo ci siamo un po' arrangiati a casa di qualcuno e dei locali che ci hanno prestato, ma ancora non abbiamo trovato un locale dove una sede vera e propria. La strada dell'arte segnata. Assolutamente sì.